Ciao a tutti ragazzi, bentornati su LP Project. Questo è un video che incomincia un po' così, un po' diverso dal solito. Siamo in sella all'MT, qua sotto ho montato il bauletto della GV, appunto quello a serbatoio, e lo stiamo testando per la prima volta. Prima di farvi una recensione voglio farvi scorrere adesso con magari un timelapse il montaggio che appunto serve per fissare il bauletto alla moto. Quindi a fra pochissimo. Ragazzi, proviamo ad andare un po' in carena, vedere se dà fastidio. Allora, in carena fino ai 130, quindi fino al limite, non dà fastidio, cioè ti appoggi sopra direttamente e non dà fastidio, quindi nulla di. Se si vuole mettersi veramente in carena più dei 130, dà fastidio, quindi non portatevelo in pista, ragazzi. Adesso proviamo un po' se dà fastidio nel percorso, diciamo, cittadino. Io diciamo che sono un pochino robusto, con zavorrina dietro ce l'ho praticamente sullo stomaco. Non sono appoggiato del tutto, però comunque lo sento. Per adesso non mi dà fastidio. Proviamo a fare una rotonda molto trafficata. Nulla, non l'ho sentita per niente. Ci passiamo? Sì che ci passiamo, Royal Jordan ci fa un baffo. Ragazzi, in mezzo al traffico se l'è cavata bene. Bisogna secondo me solo farci l'abitudine. Adesso questo con l'Opel Corsa mi dà un po' di noia. Guarda che non si fermava. Mannaggia, oh. La precedenza si lascia a casa. Ok ragazzi, riuscite adesso a vederlo sulla moto? Che bello. Visto che ci siamo fermati un attimo, intanto che la zavorina si toglie il casco. Allora,
ampio e ampio. Io adesso ci ho messo poca roba, ci ho messo, vabbè, questo per la GoPro, la Canon, diciamo per fare le fotuzze, portafoglio, fazzoletti, e qui ho i documenti della moto. Qua si può mettere il cellulare, il mio è un iPhone 6S e ci sta benissimo, ed è touch comunque, ovviamente senza il guanto da moto, semplice clack e si toglie via. Voto finale è che va benissimo, consigliato per chi vuole fare viaggetti medio lunghi. Se dovete fare solo un giretto, diciamo, per andare a fare due belle pieghe come si deve, non ve lo consiglio, perché appunto non vi permette di avere un feeling completo con la moto, ma dovete stare leggermente più alti con la schiena. E niente, per questo video è tutto. Un saluto dell'EP Project, ciao ragazzi!